i privati potranno usufruire dei parchi, della gestione dei parchi per 20 anni, della gestione delle spiagge, della parte libera delle spiagge per 8 anni. In entrambi i casi i privati potranno, nel caso delle spiagge, affittare attrezzature per la spiaggia, quindi sdraio piuttosto che ombrelloni, eccetera, cosa che invece finora non succedeva, perché le spiagge continuavano a essere spiagge libere, no? Sì, la gestione era solo del chiosco. E invece all'interno dei parchi, quello che l'assurdo è che, oltre ad avere la gestione per 20 anni, potranno costruire, cioè all'interno dei parchi, dove oggi ci sono semplici chioschi di legno, potranno costruire strutture fino a 100 metri quadri per fare bar, spogliatoi, box in generale. Per cui noi pensiamo che questi saranno una specie di club privé, sia all'interno, come dire, dei parchi che sulla spiaggia, e siamo assolutamente in disaccordo. Tra l'altro, per quanto riguarda i parchi, i gestori non avranno nessun obbligo se non l'ordinaria manutenzione, quindi nessun obbligo di piantumazione, di miglioramento della situazione arborea del parco stesso. Più io credo che forse sarebbe anche da valutare bene se ci siano dei principi di legittimità all'interno di questo bando, perché non è possibile prevedere che questo affidamento duri 8 anni. Guardate che 8 anni è un periodo davvero enorme, tutto questo per tenere le spiagge pulite. Allora, di domande ce ne stiamo ponendo tantissime. Noi, anche per quanto riguarda la gestione dei parchi, adesso valuteremo e vaglieremo bene l'avviso che uscirà, il primo avviso che uscirà per il Parco dello Sport, però quando abbiamo lavorato sul regolamento per l'affidamento dei parchi, siamo stati ben attenti con degli emendamenti ad andare ad inserire il valore sociale che queste infrastrutture, e mi preme sottolinearlo, infrastrutture sociali, hanno. Una caratteristica che loro, in questo caso, hanno letteralmente cancellato.